Ciao followers, benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo. Ragazzi, vi vorrei parlare oggi di un video di Shrek dove lui sta proprio delirando, sta completamente delirando, sta male. Ci viene a dire che addirittura noi dobbiamo fare attenzione a quello che ci dice Padre Tempo Lele Adani, perché lui spesso ha ragione. Andiamo a vedere un post di calciomercato.com, ragazzi, lì c'è un altro delirio, questi sono proprio fuori di testa, stanno male, ragazzi, sicuramente è successo qualcosa perché loro veramente hanno qualche rotella fuori posto. Andremo a vedere le convocazioni di Spalletti e parleremo anche di Aurelio De Piangentis, il modello da seguire, che comunque ancora una volta l'ha fatta grossa, ma non succederà nulla, tranquilli, ragazzi, prima di iniziare, come al solito, sigla. Bentornati cari followers, bentornati sul canale del vostro Yugufo. Prima di iniziare vi vorrei ricordare il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, è molto importante la vostra iscrizione al canale. Lasciate un like e commentate, il vostro Yugufo cercherà di rispondere a tutti voi. Grazie ancora per l'attenzione. Iniziamo la nostra analisi del giorno. Mi sono imbattuto in un video di Shrek da Agropoli. Voi sapete che Shrek da Agropoli fa una vita simile, uguale a quella di Paolo Zigliani, perché ragazzi, Paolo Zigliani fa una bella vita di merda, perché lui odia la Juve e, come dice il proverbio, ogni mattina una gazzella nel deserto del Copenaghen si sveglia e sa che dovrà correre. Lui, Paolo Zigliani, ogni mattina si sveglia e fa una vita di merda perché sa che comunque dovrà parlare della Juve per portare il pane a casa. Uno che la Juve la odia, uno che la Juve proprio non la può vedere, non la può sentire, sta male a sentire la parola Juventus, ah, è allergico ogni cazzo di giorno per portare il pane a casa, è costretto a parlare della Juve. È una bella vita triste. Il nostro Shrek da Agropoli alla fine fa la stessa vita. Lui che odia tanto Allegri, ogni giorno, se voi andate a vedere i suoi video, Allegri alto, Allegri questo, Allegri quello, Allegri sminorlato, Allegri ti ridurrò in poltiglia, Allegri ritardato, invertebrato, crostaceo, subbuteo, di tutto gli dice, e poi si lamenta degli altri perché dice: Simone Avsim, chi lo segue è un figlio di puttana, crostaceo, subbuteo, malavitoso, tutto questo. Poi lui fa la stessa cosa. Accusa Avsim Aut di fare video solo per conseguire i click, e lui fa la stessa cosa. E adesso addirittura si inventa che Lele Adani, Padre Tempo Lele Adani, spesso non dice cose sbagliate, perché spesso parla di Allegri, e perché spesso parla male di Allegri, e perché spesso Shrek, anche lui, parla male di Allegri, quindi c'è questa assonanza, e adesso ci viene a dire che spesso Lele Adani ha ragione solo perché dice Allegri merda, Allegri out, bla bla bla. Allora io vado a scuola, c'è un compagno di scuola che comunque mi sta sul cazzo, e quindi io mi sento autorizzato che non studio più, non seguo più le lezioni, insulto i professori, insulto la scuola, non vado più, non frequento le lezioni, e devo sentirmi dire per forza che sto facendo bene, perché sono giustificato, perché odio il mio compagno di classe. Noi dobbiamo supportare la Juve, siamo tifosi della Juve. Se c'è un tesserato che ti sta sul cactus, che non lo puoi vedere, che non ti piace, devi comunque tifare Juve. Se non ce la fai, tifa Inter perché l'Inter sta vincendo, poi non vince più l'Inter, tifi il Piagnapoli, poi tifi il Parma, poi tifi il Foggia, poi tifi quello che vuoi tu. La squadra che vince la tifi, vuol dire che non sei degno di tifare la Juve. La Juve si supporta, si appoggia sempre nei momenti buoni e nei momenti cattivi. Quando la Juve vince, quando la Juve non vince, quando i suoi tesserati ti piacciono e quando non ti piacciono. Adesso addirittura ci viene a dire che io devo ascoltare Adani perché Adani spesso ha ragione, solo perché lui odia Allegri allo stesso modo che lo fai tu.
Non hai capito, lui non lo odia, lui lo ama perché grazie ad Allegri ha fatto una carriera. Lui sa che dalla mattina alla sera deve cercare, deve spulciare con la lente di ingrandimento tutto quello che succede nel mondo Juve, nell'allenatore, nella squadra, per poi fare il post che crea dissing, che crea questo contenzioso e vendere i click e vendere i suoi video che fa a Bobo TV. Altra bella vita che fa Dani. Se tu sei per strada, caro Shrek, e uno viene e ti tira un ceffone, tu stai per rispondere e lui ti dice Allegri merda, ah scusa hai ragione, no tiramene un altro, dai picchiami, prendi un coltello, falmi qualche ricamino, hai ragione, hai detto Allegri merda, puoi fare quello che vuoi. Non è che lui, siccome dice Allegri merda, adesso lo mettiamo qui sul piatto d'argento, lo portiamo così in alto a sto Lele Adani, padre tempo. Ma se dice una minchiata dietro l'altra, perché noi dovremmo appoggiare adesso Lele Adani? Solo perché lui, come te, passa le mere giornate tristi ed umide e grigie solo ad offendere Allegri, dimenticandosi di tutto il resto. È una vergogna. Accusi gli altri, ma poi tu fai in prima persona quello che ti senti in grado di accusare agli altri. Attenzione ragazzi, è una vergogna. Parlando di vergogna ragazzi, vorrei far vedere un post di calciomercato.com, un post delirante, dove praticamente loro hanno questa classifica dove ogni giornata loro, c'è il regolamento, ogni giornata loro controllano le partite, se ci sono delle sviste arbitrali loro prendono nota, se è una svista a favore di una squadra o di un'altra squadra, e se lo appuntano giornata dopo giornata. Qui avete visto ragazzi che loro nella giornata numero 2 giustamente devono dire che Juve-Bologna, contro il Bologna la Juve mettono il simbolo più, la Juve è stata favorita mentre il Bologna non è stato favorito. C'è stato questo rigore non concesso al Bologna per fallo di Ling Junior, però ad ogni modo ci sono stati ben due episodi a sfavore della Juventus, due rigori mancati di cui un gol annullato in maniera dubbia Vlahovic. Però ragazzi, però uno degli episodi era così evidente, dove nello stesso episodio c'è il difensore che travolge Chiesa e lo butta per terra. Numero 2, lo travolge con un gomito dietro al collo. Numero 3, in questo intervento goffo, tocca la palla con un braccio. Quello è rigore netto. Addirittura vengono a scrivere che la Juve è stata favorita e il Bologna è sfavorito. Ma il delirio non termina qui, perché poi loro, nella giornata 8, ci hanno la faccia tosta di venirci a raccontare la storiella che il Genoa contro al Milan è stato favorito, mentre il Milan è stato sfavorito. Il Genoa perde la partita per un gol del Milan che andava annullato perché lo prende con il braccio, e loro ci vengono a raccontare che il Genoa è stato sfavorito, è stato favorito, e che chi è stato sfavorito è il Milan. Ragazzi, questa gente andrebbe radiata perché fa disinformazione, fanno questi articoli solo per vendere click. È una vergogna inaudita, ragazzi. È una vergogna. Stanno praticamente delirando. Ragazzi, parlando di delirio, vi vorrei parlare un attimo di Aurelio De Piangelis. Il nostro modello da seguire, secondo quello che dice la FIGC, lo disse Gabri Gravina, il modello da seguire, lo disse anche padre tempo Lele Adani, quello che spesso ha ragione, per farvi capire, no? Lui disse che il vero ciclo vincente non è quello della Juve, 9 scudetti di fila, non uno, non due, dove tra l'altro non ci sono squadre che riescono a vincere 2 di seguito, immaginatevi 9 scudetti di fila. No, il vero ciclo vincente non è quello della Juve, è quello del Napoli, dove addirittura Antonio Cassano, uno che se tu gli dici guarda hai una penna, hai un bicchiere, devi disegnare un cerchio su un foglio di carta, tieni, lui non lo sa fare, lui Cassano non lo sa fare, eppure addirittura Cassano gli disse Lele, ma che cazzo stai dicendo? Lui glielo disse.
a Cassano glielo disse ad Adani: guarda che stai delirando, come che il ciclo vincente è quello del Napoli, appena ne riesce a vincere uno è quello della Juve, padre tempo, padre tempo. Poi noi dobbiamo seguire lui perché spesso ha ragione Adani, tra parentesi. Adani disse no, che il modello da seguire è il Napoli, ciclo vincente. Allora il nostro Aurelio De Piangentis che cosa fa? Durante la partita Napoli o Piagnapoli-Fiorentina, dove addirittura la Fiorentina vince 1-3, che fa, invece di mettere l'inno della Lega di Serie A, quest'inno effettivamente molto brutto, quello che fa queste trombette, no? Mette l'inno di O Sole Mio. Allora ragazzi, voi mi direte, vabbè, si sono sbagliati, si sono dimenticati, no, proprio i Pulcinella ci tengono a far arrivare la notizia, ci tengono a specificare, a precisare che nelle prossime partite in casa il Napoli ci sarà la canzone O Sole Mio, non vanno a mettere l'inno della Lega perché De Laurentiis ha deciso così, il modello da seguire va contro le regole. Allora voi mi direte, vabbò, ma alla fine lui non l'ha fatta. Lui è andato lì al mercatino del Vomero, ha comprato la cassetta di quelle illegali, no? Le cassette pirate che si vendono lì, no? La contraffazione di Napoli, no? Compra la cassetta, va lì, la mette nello stadio e poi gli hanno fatto il pacchetto, gli hanno rifilato il pacco e invece lì la canzone della Lega c'ero sole mio. Oppure voi mi direte, vabbè, un gufo, sicuramente la ASL della campagna era d'accordo. Su consiglio della ASL hanno detto, vabbè, mettete mettete l'inno sulle mio invece così. No, invece lui ha deciso così come simbolo di protesta. Perché? Perché lui è il modello da seguire. Lui è quello che ha detto di Gravina, tutte le società dovrebbero fare come lui. Quindi da domani, ragazzi, attenzione, ognuno fa quel cazzo che gli pare. Oppure addirittura attenzione, perché da domani, siccome lui è il modello da seguire, magari ci obbligano che da domani in tutti gli stadi bisogna metterlo sulle mie. Attenzione ragazzi, perché lui è il modello da seguire. Attenzione ragazzi, prima di chiudere questo video delirante, vi vorrei parlare un attimo della nazionale italiana, della selezione italiana gioco calcio, che la nazionale italiana ha fatto le convocazioni di spallettone e ci sono tre juventini. C'è Federico Chiesa, che già il ginocchio non fa più male, sta bene, può andare a giocare in nazionale. De Regis a centrocampo, ragazzi, in difesa il Gattone. E di questo io vi vorrei parlare. Ragazzi, attenzione, il Gattone se lo merita al 100%. Questo calciatore, ve lo immaginate voi che entra negli ultimi minuti, fa gol? Questo si ingroppa qualcuno nel pubblico, va lì, spacca qualcosa con la testa. Ragazzi, sono molto contento per Federico Gatti. Davvero, questo ragazzo continua a stupire. Continua, perché comunque voi mi direte, a Sassuolo ha fatto l'errore. Per me era un errore di più di Szczesny, però ragazzi, lui è arrivato dalla Serie D. È arrivato come uno per fare numero, Lui ha iniziato dalla Serie D, è andato in C, Serie B col Frosinone, poi viene alla Juve per fare numero. Si prende la titolarità, grazie anche all'infortunio di Alessandro, e addirittura, ragazzi, è uno dei calciatori che ha più grinta nella nostra squadra. Quindi, ragazzi, un applauso a Federico Gatti. Purtroppo l'applauso viene fatto in questa maniera un po' goffa, ma c'ho la ferita al dito. Ad ogni modo ragazzi, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate, il vostro Yugufo risponderà a tutti. È molto importante l'iscrizione al canale. Chi di voi non si iscrive è un delirante come Aurelio De Piangentis. Yeah.